Amici Granata, buongiorno e ben ritrovati da Academy Tour, il nostro consueto viaggio attraverso tutta l'Italia per andare a conoscere le realtà calcistiche dilettantistiche che hanno deciso di legare il proprio nome a quello della Torino FC Academy. Questo progetto è nato dall'idea di Teodoro Coppola e portato avanti dallo stesso Coppola insieme ai suoi fidi collaboratori proprio per dare una mano a queste società sportive a crescere dal punto di vista tecnico, ma non solo. Oggi siamo a Parma, ospiti del Team Crociati, una società storica che nel suo DNA ha tanto Granata. Infatti nasce proprio dall'idea di tifosi del Toro, tifosi storici, quelli che addirittura hanno visto il grande Torino, ma ci raccontano la storia del Team Crociati un po' più nel dettaglio del perché di questa affiliazione il segretario Remo Buffano e il dirigente Piero Trombi. Dunque, la società è stata fondata negli anni 70, metà degli anni 70, ed aveva assunto il nome di Dolomiti Calcio. A seguire, negli anni 80, abbiamo assunto il nome, la ragione sociale di Torino Club. Questo è stato fatto per rispettare la volontà del nostro vecchio presidente onorario, grande tifoso del Torino. Poi, diciamo, a metà degli anni 90 abbiamo fatto un'esperienza abbastanza importante, cioè ci siamo associati con i Crociati Parma, che allora militavano nel campionato interregionale di Serie D, come settore giovanile di questa società. Abbiamo raggiunto dei risultati importanti, infatti i nostri juniores sono arrivati alla fase finale dei campionati nazionali e ci siamo qualificati al quarto posto. Successivamente abbiamo ancora di nuovo cambiato nome alla società e siamo diventati Team Crociati, in quanto le strade fra i Crociati Parma e noi si sono separate per motivi, diciamo, amministrativi e altri motivi che sarebbe lungo stare qui a denunciare. Fino a quando, un paio d'anni fa, abbiamo avuto la brillante idea di iscriverci alla Academy del Torino e da questo momento io devo dire che, pur non occupandomi direttamente del settore tecnico, ho notato dei notevoli passi avanti della nostra società, sia sotto l'aspetto organizzativo, sia sotto l'aspetto funzionale dei nostri istruttori, che hanno acquisito un notevole bagaglio tecnico, e sono veramente entusiasta di questa esperienza fatta e mi auguro che continui ancora a lungo nel tempo. Stai vedendo risultati da parte di tutti, tanto che avete dovuto anche incrementare il numero di istruttori. Sì, certo, perché prima non c'era questo numero di istruttori, adesso abbiamo quasi raddoppiato ed è una bella cosa naturalmente. Come potete vedere qua la struttura merita molto e allora noi facciamo di tutto per migliorare e migliorarci. Ma qual è l'obiettivo a lungo termine del Team Crociati? L'obiettivo è dare la possibilità, come ho già detto prima, a tanti giovani che si vogliono avvicinare al mondo del calcio, di apprendere veramente il calcio in tutte le sue forme, a livello tecnico, ma soprattutto formare dei giovani per quanto riguarda stare nella società. Il territorio parmigiano ha già sfornato molti campioni, soprattutto ultimamente. Chissà che un giorno non ne passi uno anche dal Team Crociati e possa magari vestire il Granata. Beh, sarebbe auspicabile, sarebbe una grande soddisfazione per noi tutti, dato l'impegno che stiamo mettendo. Chi lo sa, magari, speriamo.
dalla scrivania passiamo al campo, perché questo progetto ovviamente è dedicato a chi? Agli istruttori, ai responsabili del settore giovanile della scuola calcio, e proprio con loro abbiamo voluto parlare per capire come è cambiato il team Crociati in questo anno e mezzo, perché si sono evolute le tecniche d'allenamento e tutto quanto ha portato all'incremento anche dei numeri, non solo della qualità. Allora andiamo ad ascoltare il responsabile della scuola calcio Luca Vecchi e l'allenatore dei giovanissimi Luca Rizzelli, perché ci raccontano la loro esperienza personale, come sono cresciuti e che cosa hanno visto cambiare in questo anno e mezzo. Io ho avuto la fortuna di avere un istruttore, un tecnico al mio fianco, di collaborare con Stefano Andreoli, è un ex calciatore del settore giovanile del Torino, e mi ha trasmesso questa passione del Torino, questo attaccamento ai colori granata, e ho voluto insomma provare se realmente ci fosse questo trasporto con il Torino, e quindi ho accettato di venire qui insomma. E ora che è un anno e mezzo che fai parte della grande famiglia granata, possiamo dirlo, aveva ragione o no? Guarda, io sono rimasto molto colpito, sorpreso dal Torino, vedo che è una società molto seria, ci hanno sempre trattato come una famiglia, quindi sono molto contento, sì, condivido quello che mi ha sempre detto Andreoli, credo che sia una società molto importante, una delle migliori in Italia a livello giovanile. Dal punto di vista della scuola calcio, che cosa vi ha dato in più? Tanto, tanto. Io ho allenato per tanti anni, sono più di 20 anni che alleno, e obiettivamente confrontandomi con i tecnici del Torino ti rendi conto che per 20 anni certe cose non le capivi, cioè non facevi quello che effettivamente bisognerebbe fare, ecco. È tutta un'altra realtà. Tra tutte le cose che ti hanno insegnato Teocoppolo e i suoi collaboratori, quale in particolare ti è rimasta dentro e hai detto: ah, questa cosa qua non avrei mai detto che si faceva così? Come oggi, rispetto a quando giocavo io, la velocità. La velocità degli allenamenti, perché io mi ricordavo che quando mi allenavo, quando venivamo allenati, io ho 35 anni, quando giocavo, che ero adolescente, secondo me non c'erano questa metodologia, era un po' più all'antica, si faceva magari le solite test di Cooper, si facevano 50 giri di campo. Invece sì, adesso non ci sono lavori, diciamo, come si dice in gergo, a secco, si lavora molto sulla palla, e con poche soste, e insomma non si sta quando tipo anche d'inverno al freddo ad aspettare, come capitava quando giocavo io, e si congela. È una metodologia che ho appreso allenando e facendo appunto questa scuola con i mister dell'Academy. È un progetto triennale, poi magari il team Crociati deciderà di rinnovare, però tu intanto al termine di questo triennio che cosa speri di ottenere? Ma allora, stamattina ci si chiedeva quali erano un po' le nostre ambizioni. A me più che di ambizioni come nello sport, in qualsiasi cosa che io ho fatto, mi piace pensare alle cose step by step. Cioè io mi vorrò guardare allo specchio alla fine di questi 3 anni, e più che allo specchio però in veste di quello che sono riuscito a costruire, di quello che ho visto dalla panchina, di quello che ho visto con i miei collaboratori, di quello che ho visto con i miei ragazzi, e capire fin dove un giorno magari potrei arrivare, cioè, ma senza guardare proprio a un obiettivo, diciamo, guardando proprio il sogno magari che può essere un allenatore di Serie A, come è capitato in altri casi di allenatori che non sono stati ex giocatori ma sono venuti fuori dal nulla. Intanto voglio pensare a questa bella opportunità che mi sta dando anche la mia società tramite l'Accademia, e vedremo, sono molto curioso, sono molto entusiasta, perché anche questo interagire tra il nostro territorio e il territorio quando veniamo a fare le scuole appunto a Torino è molto avvincente.
Bene amici Granata, anche per oggi è tutto da Academy Tour, vi salutiamo da Parma, un saluto ai cari amici del Team Crociati che ci hanno ospitato quest'oggi in un favoloso Open Day, ci rivediamo la prossima settimana, sempre lunedì sera, sempre alle 20.30, sempre ovviamente su Torino Channel, canale 234 di Sky, mi raccomando non mancate, vi aspettiamo! L'informazione di La Press è sempre a casa tua. Metti like a questa news e iscriviti al canale.